Ciao a tutti amici, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro. Perdonate il mio aspetto che non è dei migliori, lo so, ma questo pomeriggio ho fatto un bel pisolino, mi sono svegliata da poco, sono le 18:17 e ho deciso, avevo una gran voglia di registrare un po' di video per voi, infatti ne ho in programma due. Il primo si tratta di una video recensione solita di due romanzi, mentre invece il secondo voglio presentarvi alcune novità editoriali molto interessanti che io scorto grazie alla rivista letteraria Il Libraio, che arriva ogni mese gratuitamente a casa. L'iscrizione appunto è libera, potete farla anche voi sul sito ufficiale che è www.illibraio.com.it, se non mi sbaglio. Farò apparire il link e sovraimpressione, non preoccupatevi. E è una puntata molto simile, quella dedicata al Libraio, a quella che ho fatto e che è stata mandata in onda proprio ieri su Atella TV, che potete vedere ancora in diretta su Atella TV, però siccome molti di voi magari hanno problemi di linea e quindi non riescono a connettersi, ho pensato di realizzarne una pressappoco identica per il nostro blog, per l'ora del libro. Questa è quella delle video recensioni, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo. Ah, una cosa molto importante è che assieme a me ho una cosa che mancava da tanto tanto tempo e che ha un po' caratterizzato il mio primo periodo di video recensioni sul blog. Indovinate, vi do 5 secondi per indovinare, dopodiché piano piano la vedrete comparire. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, è la tazza con il tè caldo, con il tè fumante alla pesca e ai frutti rossi, ai frutti d'amore, ai frutti della passione, una cosa del genere. Allora amici, scusate ma a volte anche il computer va in stand by e quindi si offusca, come dire, scendono le ombre, io devo muovere il mouse per reilluminarlo. Bene, ora davvero non perdiamo altro tempo e cominciamo. Allora, i due romanzi di cui voglio parlarvi sono di due autori italiani esordienti. Uno è stato pubblicato un po' di tempo fa, mentre invece l'altro è recentissimo, quest'anno è uscito. Dunque, sto parlando di Nessun futuro di Luigi Milani, una pubblicazione Casini, prezzo 12,90 euro, pagine. Allora, la Casini ha questo capriccio, che poi è una delle sue caratteristiche fondamentali, di non inserire il numero di pagina. All'interno del libro, però non importa, perché più o meno, diciamo, tentativamente potranno arrivare a un 400 pagine. Mentre invece il secondo è di Francesca Gonzato Quirolpe e si intitola Reflections, una pubblicazione Pendragon, pagine, prezzo 16 euro, pagine totali 315. Seguiamo il nostro iter, quindi prima biografia degli autori, dopodiché trame e considerazioni personali, e io intanto mi gusto un poco di tisana, un poco di tè anzi. Buono, buono. Non mi nego che la biografia di Luigi Milani è piuttosto lunga. L'ho prelevata dal suo sito ufficiale, che è luigimilani.com. Credo che l'abbia scritta lui, elaborata e scritta lui, ma non importa, noi la leggiamo ugualmente perché vogliamo conoscere Luigi Milani. Luigi Milani è nato a Roma poco dopo la scomparsa di John Kennedy e nella capitale vive e tenta di lavorare. Giornalista freelance dallo scorso millennio, traduttore, editor e autore di book trailer, ha pubblicato racconti e poesie per vari editori e su alcune riviste letterarie, oltre a vincere nella primavera del 2008 un concorso poetico Orrori in versi. È uno dei soci fondatori di Edizioni 12, una delle realtà editoriali italiane più innovative degli anni 2000. Allora, ha curato le edizioni italiane degli ultimi due libri di Jasmina Tesanovi, che le versioni italiane di alcuni racconti di Bruce Sterling. Poi ha firmato le prefazioni di romanzi, raccolte di racconti fantastici, poi a marzo 2012 è uscita Bassa Marea, un'antologia di racconti, edita da Storiche Edizioni, che contiene un suo racconto horror di ambientazione medievale, il cui titolo è La Torre. E nel gennaio del 2011 ha approdato in libreria Nessun Futuro, un noir con venature sovrannaturali ambientato nel mondo del rock. L'editore è Casini Editore. A maggio 2011 compare con un racconto Il Patto in un'antologia, Favole della Mezzanotte. Nell'autunno dello stesso anno escono altri racconti,
A fine ottobre esce direttamente in ebook la raccolta di racconti Season per Delirium Edizioni, e con la stessa casa editrice è previsto in primavera il romanzo Ci sono stati dei disordini. È direttore editoriale della collana He Tales e collabora con Kip all'Officina Librari e cura la collana di fantascienza Silver per CS Edizioni. Insomma, è un autore, una personalità tuttofare, ed è bene sempre incentivare la creatività, dare sfogo alla creatività, sperimentare nuove esperienze. Ok, adesso trame e considerazioni personali di Nessun Futuro. Scusate se a volte abbasso lo sguardo, ma devo fare tutto in diretta. Quindi avevo la pagina dell'autore aperta, che ho dovuto eclissare per rivedermi in video, perché devo stare attenta ai minuti, santi minuti, in quanto YouTube non mi permette di caricare video superiori ai 15. E di conseguenza devo essere necessariamente stringata e concisa. Dunque, Nessun Futuro è un romanzo che mi aspettavo leggermente diverso. In che senso? Leggermente diverso rispetto a come mi era stato presentato. Un noir roccheggiante con venature sovrannaturali. Ora, a mio parere, di sovrannaturale c'è davvero poco. Nel senso, però, che l'autore lascia la possibilità al lettore di spaziare attraverso l'immaginazione, di servirsi dell'immaginazione per raggiungere reami sovrannaturali, condendo quindi la storia con elementi mistici, sinistri e paranormali. Storia essenzialmente molto semplice, che si incentra su una morte avvenuta in circostanze strane, in circostanze poco chiare. La morte di una rockstar assai famosa e assai amata. In parallelo, la vita di una giornalista, di una conduttrice televisiva, che decide di indagare per cercare di risolvere la faccenda, di risolvere il caso che riguarda la scomparsa di questo personaggio assai famoso. Quindi seguiremo anche noi le vicende di questa giornalista e il suo percorso nella risoluzione dell'enigma. Ci riuscirà? Non sarò io a dirvelo, non voglio entrare troppo nei dettagli, però io ho intravisto all'interno della storia un'altra storia, perché abbiamo la giornalista in veste di giornalista che quindi si occupa delle indagini, che intervista e invita come ospiti le persone che potevano avere, sia secondo lei che secondo i giornali, i magazine o la critica, che potevano avere una correlazione o un legame con la rockstar. E dall'altra parte la vita della giornalista privata, interiore, quella che riguarda da vicino lei e le persone che le sono accanto, a partire dall'uomo che vive insieme a lei e che dovrà superare ostacoli della vita piuttosto seri, piuttosto importanti, ma ci sarà lei a sostenerlo. Quindi abbiamo questa profonda analisi psicologica della protagonista, che in parallelo analizza la psicologia di questa rockstar, si chiede, si domanda che cosa avrà spinto la rockstar a scomparire, a uscire di scena in questo modo, perché è una morte davvero inspiegabile, è una morte che non è stata caratterizzata, è una morte di cui si è parlato vagamente, ecco, rimanendo su toni generici. All'inizio, i primi capitoli, che io ho trovato strepitosi, complimenti all'autore, perché fanno affidamento a uno stile narrativo che è uno dei miei preferiti e che io ritrovo spesso e volentieri, con mia grande gioia, nei libri del mio amato re, venerato re Stephen King. Quindi c'è un periodare secco, molti punti, frasi brevi, ma soprattutto una comunicazione diretta tra il narratore e il protagonista, quindi la rockstar, che appunto noi riusciamo un attimino a conoscere soltanto nei primi capitoli, ma già nei primi capitoli lo troviamo nel bel mezzo proprio della discesa e già alla fine del suo percorso esistenziale. Dall'altra parte una comunicazione diretta, perché io ce l'ho vista, ce l'ho letta, tra il narratore e il lettore, ed è il dare del tu, ed è il proprio colloquiare, interloquire, come se il narratore fosse davanti, anzi fosse
con il lettore, fosse con il protagonista, che è una delle tecniche più belle, a mio parere, che si possano utilizzare in ambito narrativo. Poi il libro, il romanzo, prosegue con uno stile molto più consueto, semplice e lineare, ma allo stesso tempo molto, molto preciso. Uno stile che manifesta tutta la padronanza dell'autore con la dialettica italiana, con la lingua italiana, e che manifesta anche la sua passione per la scrittura e il suo amore vero per la scrittura. È un romanzo che alla fine forse lascia un attimino con l'amaro in bocca, nel senso che il lettore si aspetta una risoluzione del caso avvincente, no? Elettrizzante, con un colpo di scena, magari, o con una serie di prove e azioni rocambolesche, invece termina senza crescendo, ma rimanendo piuttosto nel lineare. Tuttavia, un buon romanzo, un romanzo che mi è piaciuto, che ho letto senza troppa fatica, soltanto in alcuni punti magari poteva essere un po' accorciata, un po' tagliata. La parte soprattutto che riguarda la giornalista e le indagini che conduce, ma alla fine, ripeto, un romanzo che si può leggere tranquillamente e che si lascia apprezzare. Allora, per voi l'autore ci ha concesso una breve intervista dove ci spiega la genesi di Nessun Futuro, le sue fonti di ispirazione e un po' anche della sua personalità, della sua vita di scrittore. E quindi cediamo la parola a Luigi Milani.